passi avanti nello sviluppo dell'euro digitale. La Banca Centrale Europea ha fornito un aggiornamento, sottolineando l'importanza della privacy degli utenti e della protezione dei dati. Nel 2025 sarà deciso se passare alla fase successiva del progetto. L'obiettivo dell'euro digitale è offrire ai consumatori un'ulteriore opzione, coniugando la comodità dei pagamenti digitali con le caratteristiche tipiche del contante. Il nuovo strumento sarà blindato e universalmente accettato e rafforzerà la sovranità monetaria dell'eurozona, riducendo la dipendenza dai fornitori privati non europei. A differenza delle criptovalute, sarà una moneta emessa e garantita dalla Banca Centrale Europea. Come il contante, l'euro digitale verrà distribuito a cittadini e imprese da banche e altri prestatori di servizi di pagamento, che possono essere anche poste o comuni. La BCE garantirà che lo strumento sia sicuro, che mantenga un valore stabile e che possa essere scambiato al valore nominale con euro contante. Al contrario, i crypto asset possono fluttuare in modo significativo nel valore e il loro scambio in contanti in euro non può essere garantito. Governare, un fenomeno che sta rivoluzionando l'economia, inquadrando prospettive e sfide che le imprese sono chiamate a cogliere per risultare protagoniste del cambiamento in atto. Può essere sintetizzato in questi termini lo spirito che ha animato la pubblicazione delle linee guida per le imprese sull'approccio dell'intelligenza artificiale. Il documento, presentato nella sede di Assolombarda, è promosso nell'ottica di misurare l'impatto delle AI sulle imprese, offrendo loro un percorso fatto su misura, finalizzato a favorire l'adozione e l'implementazione delle nuove tecnologie. La dispensa, realizzata con il coordinamento del gruppo di lavoro Data and Artificial Intelligence, guidato da Giovanni Mocchi, analizza diversi aspetti relativi all'impatto delle AI sulle imprese, come il machine learning, le reti neurali artificiali, l'intelligenza artificiale generativa. Il vicepresidente di Assolombarda, Stefano Rebattoni. È già da un paio d'anni che abbiamo voluto costituire un working group attorno all'intelligenza artificiale, in cui abbiamo messo molti dei nostri associati a lavorare assieme per capire quali sono i fattori critici nell'adozione di questi strumenti, cercando quindi di portare quelle linee guida verso i nostri 7.000 e più associati che li possono in qualche modo supportare secondo il loro grado di maturità e secondo il loro stato nel percorso di digitalizzazione che hanno in qualche modo sviluppato, di capire e comprendere quali sono gli entry point, ma soprattutto i fattori critici di successo dell'applicazione di questi progetti. Secondo diverse stime, il mercato globale dell'intelligenza artificiale dovrebbe avere un tasso di crescita annuo composto del 37,3% dal 2023 al 2030, arrivando a un valore di 1.811,8 miliardi di dollari entro la fine del decennio. Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Gianfranco Paglia, e il professore e founding director del Digital Ethics Center all'Università di Yale, Luciano Floridi. È indispensabile che ci sia un controllo continuativo dall'inizio alla fine e anche nella espressione degli algoritmi. Ecco perché noi abbiamo inventato questo, l'algoretica, in contrasto all'algocrazia, al potere degli algoritmi. Quindi ci vuole una attenzione etica, ma io aggiungo anche un'attenzione giuridica. Quindi c'è bisogno di una, come dire, di una coscienza da parte di tutti, delle imprese anche, ma nello stesso tempo anche della politica o del responsabile della cosa pubblica. Il mondo del lavoro sarà trasformato, quindi ci sarà bisogno sia di cambiamento di questi skills, di queste capacità, sia un'acquisizione di nuove capacità. Si parla appunto di de-skilling, ma anche quindi di re-skilling e di up-skilling, cioè di migliorare le proprie capacità, ma anche di buona gestione da un punto di vista sociale, perché alcune persone perderanno il lavoro e di queste persone dobbiamo prenderci cura come società. In un passaggio così rapido, inevitabilmente ci sono dei rischi. Questi rischi vanno ammortizzati da un punto di vista di welfare. New York torna a ospitare il più grande evento commerciale del Nord America, dedicato alle specialità alimentari e che molti addetti ai lavori ritengono l'Olimpo dei saloni del food a livello mondiale. È la 68esima edizione del Summer Fancy Food Show. Protagoniste come ormai da tanti anni le eccellenze italiane, che prendono vita nel tradizionale Italian Pavilion, dove i maestri pasticceri Fiasconaro hanno esposto la loro riproduzione in cioccolato di Sicilia e di Modica del Toro di Wall Street in formato ridotto. Bisogna dire che sono degli anni particolari, perché veniamo da degli anni difficili.
c'è stato un momento in cui le fiere sono state messe in discussione, il lockdown, il distanziamento per la pandemia hanno creato un grosso punto di domanda su questo strumento commerciale, ma oggi più di ieri si conferma che sono degli strumenti opportuni, sono degli strumenti che gli imprenditori vogliono, sono degli strumenti in cui viene generato del continuo un nuovo business che è quello che poi va ad alimentare, diciamo, tramite la sua crescita organica, quello che è l'export, in questo caso italiano. This is our 68th show and it's sold out. So we are thrilled with the turnout of not only our international participants but also our domestic food makers. This relationship really goes back to 1952 and Italy has always been by our side from the very beginning. And this Italian pavilion always continues to be the largest and most impressive pavilion at every fancy food show. 2023 da record per l'agroalimentare italiano, che supera il primato di importazioni di prodotti negli Stati Uniti, attestandosi a 7,35 miliardi di dollari. New York è una vetrina importantissima per il Made in Italy e gli Stati Uniti rappresentano il terzo paese per volume d'affari di export dall'Italia nell'ambito food. Quest'anno abbiamo raggiunto circa 7 miliardi di dollari di esportazioni, che rappresentano un record assoluto. Ovviamente pasta, olio extravergine d'oliva, wine and cheese sono i prodotti principali, insieme alle pasta sauce. Questo è un accordo, direi, storico, perché per la prima volta un paese diventa il promotore di un'iniziativa che durerà un anno intero con la collaborazione della SFA. Il e-commerce fa bene all'ambiente e al portafoglio e consente anche di acquistare prodotti non più disponibili come nuovi. Sono queste alcune delle ragioni principali che spingono le persone a comprare oggetti preloved e ricondizionati, promuovendo lo sviluppo dell'economia circolare. In tempi di crisi economica e climatica, il commercio di articoli usati contribuisce a ridurre l'inquinamento e gli sprechi, diminuendo il nostro impatto sull'ambiente.